Anche quest'anno, come consuetudine, vogliamo dedicare pochi minuti per ricordarci le tempistiche entro le quali fruire dei permessi retribuiti per l'anno 2024. Parliamo del permesso ex articolo 56 da contratto nazionale, della festività coincidente con la domenica e dei permessi per festività soppresse. Prima di dettagliarli però ricordiamo che grazie all'importante accordo del 23 novembre 2023 relativo al rinnovo del nostro contratto nazionale di lavoro, a decorrere dal 1 luglio 2024 è stata introdotta la riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro settimanale, passando dalle precedenti 37 ore 30 minuti alle attuali 37 ore. In particolare, i colleghi e le colleghe full time terminano l'attività lavorativa mezz'ora prima nelle giornate di venerdì, mentre per i colleghi e le colleghe part time delle aree professionali è stato attribuito uno specifico permesso retribuito, codice 069, fruibile entro il 31 dicembre 2024, anche per frazioni di ora. Permesso per il quale, in caso di mancata fruizione, totale o parziale, non è prevista monetizzazione in busta paga, tantomeno riporto all'anno successivo. Seppure brevemente, vediamo ora le principali linee guida sui permessi retribuiti per l'anno 2024. Abbiamo i permessi retribuiti per festività soppresse, fruibili anche ad ore, entro il 31 dicembre 2024. Sono 4 le festività soppresse per l'anno 2024, ridotte a 3 per i colleghi e le colleghe quadri direttivi, quale contributo al finanziamento del FOC, il Fondo Occupazionale per il Settore del Credito, fondo che è bene ricordare negli ultimi anni ha permesso e permetterà, anche per quelli a venire, l'assunzione a tempo indeterminato di migliaia di nuove colleghe e colleghi. Anche i colleghi e le colleghe aree professionali con contratto full time contribuiscono al finanziamento del FOC attraverso la riduzione di 7 ore e mezza di banca ore, mentre i colleghi e le colleghe delle aree professionali con contratto part time contribuiscono con un giorno di permesso ex articolo 56 da contratto nazionale di lavoro. Ricordiamo infine due punti meritevoli di particolare attenzione. Il primo punto è che non si matura il diritto al permesso retribuito per festività soppressa se nel giorno in cui ricorre la stessa il lavoratore o la lavoratrice non abbia diritto all'intero trattamento economico. E secondo punto, in caso di mancata fruizione totale o parziale è prevista la monetizzazione nella busta paga, indicativamente con quella di febbraio 2025. Permesso retribuito ex articolo 56 da contratto nazionale, a beneficio dei soli colleghi e colleghe delle aree professionali, fruibili anche ad ore, entro il termine ultimo del 31 dicembre. A differenza dei permessi retribuiti per festività soppresse, in caso di mancata fruizione anche solo parziale, non è prevista alcuna monetizzazione o riporto all'anno successivo. Abbiamo poi il permesso retribuito per festività coincidente con la domenica, che nel 2024 è ricorsa il 2 giugno 2024. Il permesso è da fruire entro il 30 novembre, ma solo a giornata intera, e in caso di mancata fruizione totale o parziale è prevista la monetizzazione in busta paga indicativamente con quella di gennaio 2025. Per concludere, controlliamo tutti in Paschi People i saldi dei nostri permessi e ferie per l'anno 2024. Sarebbe l'occasione per consentirci, nel caso siano presenti residui non fruiti, una migliore conciliazione delle esigenze professionali con quelle private. E in caso di dubbi, non esitare a contattare il tuo sindacalista Fabi di riferimento o scrivere a info@fabimps.it.